Perfect. 5 curiosità su Nawiru Amada, chi è il giovane centrocampista classe 2002 in forza alla Juventus Primavera. Amada è cresciuto calcisticamente nel San Gabriele, lì che ha svolto il suo primo provino in maniera alquanto particolare, perché si è presentato in maniera meno professionale rispetto agli altri colleghi che giocavano già lì da tempo. Si è presentato con un paio di jeans, con un cappotto, quindi a differenza delle scarpe, dei pantaloncini, della maglietta dei suoi coetanei, però rispetto agli altri ha subito dimostrato di avere grande talento, grande professionalità. Infatti, giocando da attaccante, contrariamente a quello che è il suo ruolo attuale, che è un centrocampista, gli ha permesso di segnare più reti e di stupire già gli addetti ai lavori a quell'età. Dopo il San Gabriel è arrivato il Bel Air, poi l'Istr e infine il trampolino che l'ha portato alla Juve Primavera. Prima di arrivare alla Juventus Primavera, Amada è stato oggetto del desiderio di due grandi squadre, due top team europei, il Chelsea e il Paris Saint-Germain. Soprattutto il Chelsea all'età di 13 anni l'aveva adocchiato, invitandolo per un provino a Londra, però non se ne fece nulla, quindi Amada è rimasto in Francia e ha accettato successivamente la corte bianconera, respingendo le offerte di Chelsea e Paris, che lo volevano fortemente nei rispettivi club. Alla Juve Amada ha fatto questa trafila nel settore giovanile bianconero, dall'Under 17 fino ad arrivare quest'anno alla Primavera, avendo anche la possibilità di allenarsi in prima squadra con grandissimi campioni. Un suo connazionale, Blaise Matuidi, l'ha preso sotto la sua ala protettiva in alcuni allenamenti, consigliandogli di non montarsi la testa, di vivere il momento con tranquillità, di non farsi quindi prendere dall'ansia magari di dover dimostrare troppo in casa bianconera, quindi cercando di prendere passo dopo passo il suo momento fino ad arrivare al grande trampolino del salto tra i professionisti. Oltre alle 24 presenze con la Juve Primavera tra campionato, Youth League e Coppa Italia, Amada ha avuto anche la possibilità di esordire quest'anno tra i professionisti in Serie C con la Juventus Under 23 in occasione della partita contro il Novara il 22 gennaio 2020. Fabio Pecchi, l'allenatore, gli ha concesso 15 minuti in quella sfida, rimanendo stupito delle prestazioni del centrocampista francese, esaltandolo poi nel dopopartita, dicendo come sia lui che Fagioli, entrambi provenienti dalla Primavera, hanno dimostrato di avere queste qualità per giocare anche tra i grandi, rappresentando questo continuum tra la Primavera e la seconda squadra. Non solo club, perché Amada ha avuto anche la possibilità di mettersi in luce nella vetrina mondiale, disputando il campionato mondiale Under 17 nel 2019, arrivando in semifinale con la sua Francia, venendo eliminato per 3-2 dal Brasile, però è stata una vetrina molto importante per Amada, che si è messo in luce, soprattutto nei quarti di finale, contro la Spagna, un 6-1 netto, che ha certificato la sua maturazione e il suo grande salto nella vetrina mondiale davanti a tutti. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale di Juventus News 24. Non dimenticate di cliccare sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche.